acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del vecchio continente. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Diasorin, più 3,56%. I più forti ribassi si verificano su Saipem, che continua la seduta con meno 8,57%. Tra le principali materie prime, prevale la cautela sull'oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,22%. È previsto domani sia dall'Unione Europea che dagli Stati Uniti l'annuncio del PMI composito. I mercati sono in attesa della produzione industriale della Francia, in previsione domani. I mercati sono in attesa delle vendite al dettaglio dell'Unione Europea, in previsione mercoledì. Oggi la borsa di New York è chiusa per festività, Independence Day. Nel frattempo il future sull'S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta 11.568,5 punti.